Buonasera a tutti e a tutte. Stasera siamo qui insieme per approfondire un libretto pesante. Sono poche pagine, sono 110, 115, ma ogni capitoletto di 7-8 pagine, c'è una pagina bianca, perciò lo si legge facilmente, anche se è, ripeto, pesante. Non ho un altro termine, non vorrei complicarvi la vita, perché qui abbiamo anche quelli che interpretano i termini, capito? Perciò non sai mai perché. Perché il libro proprio gioca molto sull'interpretazione del termine segregazione. E vi dirò che a mio avviso è l'affiche nazionale, no? Insieme poi qui al Caffè Letterario, alla Comunità Progetto Sud, no? Si è inventato di presentare questo libro. Lo sapete un po' tutti che la Comunità Progetto Sud è nata come rifiuto della segregazione. Perché 41 anni fa, quando ecco, Emma e i suoi fratelli con la stessa malattia, che non ci sono più, e altri che conosciamo nella zona Lamezia Terme e Catanzaro, avevano chiesto un aiuto, perché anche se loro avevano solo 20 anni, dicevano: dove vado a finire? Sera d'Aiello? Al manicomio di Girifalco? O al manicomio di Reggio Calabria? O Fondazione Betania? C'erano tutte realtà con 800, 900, 1000 persone. Cesare si ricorderà benissimo, i numeri erano questi. Noi che è medico di questa materia, no? Perciò questi posti li conosceva. Loro, giovani, chiusi in casa, uscivano soltanto quando venivano portati a Lourdes o qui vicino in cattedrale per la giornata del malato, no? Perciò, oltre che con disabilità, si pensavano di essere pure ammalati, anche se non erano ammalati, no? E allora il punto qual è? Da questa loro reazione abbiamo combinato insieme più realtà, ci siamo messi insieme, qualcuno che capiva il passo che stavamo facendo, altri, ad esempio il vescovo che ci ha prestato un pezzo di seminari per mettere su una fabbrichetta, lo capiva grosso modo, il comune che ci ha dato in utilizzo un asilo abbandonato da aggiustare, probabilmente capiva che c'era bisogno, ma quello che volevano i suoi concittadini e cittadini in carrozzina non capiva. Cioè non capivano la paura di venire ricoverati a 800, a 1000 km, a 1200 di distanza, che diventava poi una segregazione di fatto, anche con l'istituto più bello lo diventava di fatto. Ecco, le loro paure di ventenni negli anni 70 non le capivano, ecco, è perché i giovani magari leccavano certe cose, no? Dalla poca vita sociale che avevano, però gli adulti, le istituzioni no. Ecco, avete visto che il titolo è la segregazione delle persone con disabilità e il sottotitolo è i manicomi nascosti in Italia, perché anche se abbiamo in mente i manicomi come castelli riciclati, carceri riciclate, vecchie ville antiche, no? In cui si metteva dentro di tutto e di più, con numeri alti, oggi si fa il manicomio anche con i numeri bassi. Quello sappiamo che è accaduto quando, chiudendo il manicomio di Reggio Calabria, le tante realtà che sono nate, cooperative, associazioni, alcuni aspetti di segregazione che ci spiegheranno loro, qui sono, le hanno scritte benissimo. Oggi ce le racconteranno con più fretta, no? Però nel libro vanno giù mirati a spiegare cosa si può intendere per segregazione. E qui nel libro anche uno dei primi articoli che parla dei dati in Italia. I dati sono alti in tutta Italia, non solo in Calabria. C'è questo tema, questo problemaccio, questa
da cosa indegna per la dignità umana, no? E esiste in tutta l'Italia, in tutta l'Italia. Loro fanno le battute, adesso io le dirò con altre parole, ma non, il manicomio non è la cosa brutta, decrepita che abbiamo in mente, ma può essere anche quella clinica bella dove tu entri, c'è il vaso di fiori, c'è la musica sottofondo, c'è tutto pulito, pulitissimo, no? Ma la vita delle persone non viene contemplata. Ecco, perciò nel libro proprio ci spiegano queste cose qui, perciò io già chiedo a loro due, tra le cose che avete da dire, potreste anche dire... quando cosa intendete quando dite che il manicomio non finisce quando lo si svuota? Noi qui abbiamo avuto esperienza, vedo la dottoressa là, di Serra d'Aiello, non è finito il manicomio quando la polizia ha portato via, e c'erano pure tanti medici presenti. Ecco, dove li hanno portati? Che è successo? Noi abbiamo il sentore perché abbiamo seguito, per chi di noi aveva in carico anche gente con disabilità, e poi anche una persona con disabilità annunzia avere in carico qualcuno con disabilità, perché si può, come quando è capitato a Emma di andare a fare la cresima. Emma, sapete che lei questa in carrozzina, per chi non è di qua, no, che fa la cresima e invece che fare la cresima, che l'aveva già fatta, accompagna una signora che c'era da noi che faceva la cresima. E il vescovo ha chiesto a quella signora, come si chiamava lei per cresima? Ecco, perché anche nell'immaginario collettivo, ecco, ci sono delle cose prefabbricate già in testa, e allora queste cose qui. Perciò, quando il manicomio chiude, perché non si chiude? Perché va avanti lo stesso? E poi nel libro sottolineano molto il fatto dell'importanza di dire no alla segregazione, che comporta di dire sì ad altre situazioni. Il libro è pieno di proposte, è bello, è importante per le persone con disabilità, perché no? È importante per i parenti, è importante per gli operatori, le operatrici, per i medici, i non medici e così via, è importante per le amministrazioni, è importante per chi fa le leggi. Perché qui si tratta proprio, no, della libertà che ha troppi esempi di segregazione in giro per tutta Italia. Perciò il libro è bello anche perché è frutto di una ricerca. E cioè, vedendo la metodologia, no, è diventato importante, poi questo è un esagerato, anche a far giudicare la ricerca da parte di un nucleo, no? Di una, come si chiama, conferenza? Conferenza di consenso. La conferenza di consenso? Sì. Di consenso, no? Perché dopo aver fatto la ricerca hanno detto a qualcuno massacraci, no? Massacrateci voi. E perciò c'è stata una lettura terza, no? E insomma, ecco, questa cosa qui è proprio bella, bello per tanti motivi, però è frutto di una ricerca, di una voglia di capire, di una professionalità in materia, di un'assunzione di responsabilità politica, perché il libro non è solo tecnico, medico, scientifico, civile, ma capite che parlare che esistono ancora in giro le segregazioni è politica. Poi nel libro dicono che segregazione fa ricordare i ghetti, fa ricordare il campo rom di Lanezia Terme, fa ricordare qui la Giudecca che c'è di là dal fiume, no? Quando c'è stato con gli ebrei messi di là. Cioè, abbiamo anche degli esempi anche alla Lanezia Terme, no? Sia del passato che del presente. Però, ecco, e gli estensori, no? Si sono, mentre lo scrivono, si sono incavolati. Voi capite che dico incavolati perché faccio il prete, no? Però il punto qual è? Perché capisci che hanno, dicono questo lo devo scrivere, lo devo pubblicare, allora sono gentili nello scrivere. Però c'è un'arrabbiatura, no, di quelle pesanti, voi capite? E però più volte, questo glielo chiedo, come mai continuate a sottolineare che è un racconto triste?
no? Con un lieto fine che non arriva, però bisognerebbe produrlo. Ecco, non potevo raccontare la favola della bella addormentata che è stata svegliata dal principe, capito? E su queste cose qui. Però lanciano un sasso nello stagno, c'è un titolo proprio di un pezzo così suo, no? Nel senso di smuovere le acque per agitarle, perché c'è un cambiamento da inventare. Ecco. E la proposta è quella di avere nessun manicomio come metafora della segregazione. Il testo non è un testo molto scientifico, ma scientifica è anche, che ne so, la storiella di Nunzia che dice: a 11 anni mi hanno portato là in una casa grande, no? Che si chiamava e si chiama tuttora Cottolengo, e mi tenuto là così. Ecco, oppure altri chi dà dei numeri, dei dati, chi dà degli aspetti scientifici riguardo alla scienza della psichiatria, eccetera, eccetera, però non si fermano alla scienza della psichiatria, ma anche a quelle scienze che sono della cosiddetta proprio disabilità intellettiva, che anticamente si diceva col quoziente intellettuale inferiore capisce di meno, era più targato così, no? E perciò se parlo non so, di sindrome di Down, parlo, cioè tutte persone che rischiano la segregazione, che la rischiano proprio in tutta Italia. E su questo loro insistono, vi ricordate anche che te so, la Leda, no? Io mi ricordo perché esistevo, no? La parola finale H era handicappato, no? Che naturalmente nel nostro giro si intendeva: io sono handicappato, io sono martoriato, non è che mi martorio io, ma mi svantaggiato, io sono svantaggiato da altri. Era in questo senso, non sono io così. Ma a secondo di come mi costruite la scuola, la casa, da come mi vedete, io sono diverso, poverino, che vuol dire inferiore, incapace. Allora tu mi stai, no? Tu hai già la cornice di inferiorità verso di me, no? Mi tratti da inferiore perché mi pensi inferiore, non sei cattivo ma ti devi aggiornare. Ecco, tutte queste cose qui. Perciò la ricerca è portata avanti da chi di solito viene, anche da chi di solito viene ricercato, da chi di solito viene indagato, da chi di solito, perciò persone con disabilità che si sono messe a fare e so chi ci spiegherà un pochino, proprio i focus group in cui hanno parlato. Ma cosa penso io della segregazione? L'ho vissuta, non l'ho vissuta, come la chiamerei? Ecco, tutto, la metodologia, che è molto bella, l'approfondimento non dello studioso su di te, ma anche di te che dici: ma per piacere anch'io mi studio su di me, e rischia che apprendo anche di capire tu che mi aiuti, no? Se mi tratti, no? con un rapporto sbilanciato, no? Così verso di me. Perciò è una ricerca scomoda, loro dicono, no? Per chi la svolta, per i genitori, per chi fa il mestiere di aiutare le persone con disabilità, proprio come welfare, come servizio, come è scomoda anche per loro. E dentro, guardate, sono stati molto buoni, secondo me, perché quegli esempi balordi che leggiamo sui giornali, quei bambini e bambine picchiati all'asilo, quei modi di che ne so, fanno quell'esempio che accadeva anche, vi ricordo, non per Serra d'Aiello, ma ricordo per Reggio Calabria, perché io ho collaborato là per farlo smettere, ma non ci siamo riusciti. Il manicomio di Reggio Calabria è stato chiuso quando servivo per la caserma dei carabinieri. Cioè tutte le battaglie, tutto il casino che abbiamo messo su, no? E c'è un libro intitolato Sasso dello Stagno, no? Io ho fatto la prefazione, no? Perché ero dentro
a quelle cose lì di Reggio Calabria che hanno fatto questa modalità. Cioè anche là utilizzavano ammalati, ricoverati, perché con la pompa lavassero altri ammalati. Cioè, e diciamo, l'assistente era l'organizzatore delle cose da far fare. Da far fare, perciò senza professionalità. Ecco, loro si fermano qui, però voi capite che sono cose esagerate. Ecco, la ricerca scomoda vengo per tanti aspetti così. Perciò guardate, il libro che viene 40 anni dopo la legge 180 di Basaglia, e viene però, ecco, dopo, loro dicono, dopo, fortunatamente anche dopo la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. Ecco, che se ho capito bene, ha aggiunto anche delle cosette belle, importanti, delle quali bisognerebbe approfittarsi, perché non è vero che quando dici persona con disabilità debba essere classificato o nella sanità o nel sociale, ma insieme. Allora come la mettiamo con le scienze, con le professioni? Come la mettiamo con i primariati? Come la mettiamo con i servizi che verranno? Ecco, tutte queste cose qui. Perciò, ecco, loro dicono queste cose qui, perciò il libro, guardate, parla e chiama per nome vecchie e nuove forme di segregazione. Proprio chiama per nome, ci serve, ecco, ci serve proprio. Serve a chi li potrebbe vivere e a chi ci potrebbe lavorare con dignità e con professionalità. Altrimenti, no, anche le professioni diventano brutalmente custodia feroce, non so come dirlo, ma una cosa del genere. E per far questo ci vuole, io intravisto, no, che ci vuole maturità umana oltre che professionale. E perché nelle relazioni di aiuto, quando sono asimmetriche, c'è bisogno di stare molto attenti, di avere proprio tanta professionalità ma anche tanta maturità umana. La ricerca contiene rilievi ottimi per la comprensione della parola segregazione, che non è un termine del Medioevo, dei lager, dei campi, degli istituti del passato, ma è anche dei ricoveri di oggi, di parcheggio, o come dicevano questi quando abbiamo cominciato a fare la comunità progetto sud, dicevano: non vogliamo finire 1000 chilometri lontano nelle anticamere della morte. Ecco, così leggevano gli istituti, così leggevano le cliniche, come anticamere della morte. Cioè, vado là a aspettare di morire. Ecco, però questi esistono ancora. E allora su questo ci aiuterà il professore Giovanni Merlo, direttore della LEDA, della Lega per i diritti delle persone con disabilità, e poi anche il professore Ciro Tarantino, che mi sono accorto poco fa che siamo colleghi all'Unica, capito? Però in due mondi diversi che a mio avviso sarebbe importante farli incontrare. Se io sono a scienze politiche e sociali e lui invece è a scienze dell'educazione, studi umanistici, no? Ma sono due mondi diversi. Bisogna incontrarsi quando lavoreremo o quando ci capita un convegno, o alcuni materiali dovremo scambiarceli, non lo so. Che dovremo fare per il piano di studi all'interno di queste cose? Chiedo. E loro, no, qui hanno una capacità bellissima di spiegare il termine segregazione. Ho sul papero stasera, ma i libri parlano chiaro del termine in mille modi di cos'è oggi la segregazione. No? Perché entrambi, come le altre persone intervenute nel testo, no?
vogliono dire di aprire gli occhi e l'intelligenza sul capire di cosa parliamo quando diciamo segregazione vissuta, del come e perché ci capiti addosso, del come poterla superare in nome della dignità, dei diritti, dei doveri, dell'essere persona, in nome di una società che sia una società civile per davvero, non come aggettivo così di straforo. Entrambi ci propongono chiavi da possedere anche noi, anche i non addetti ai lavori, per vivere insieme nella società, con le persone che si sceglie spesso la scorciatoia di ricoverarli. Io mi ricordo quando a Serra d'Aiello, no? E siccome c'era il prete anche là, io ogni tanto andavo a dir messa perché doveva star chiuso in casa, perché gli operatori col forcone, cioè col collo del fieno, sto dicendo questo, no? Non facevano uscire la domenica a dir la messa nella chiesa per gli ammalati, per delle cose che avevano tra di loro, no? Ecco, e il punto qual era? Il punto è qual era? Che si faceva capire, ragionare, sia con il fondatore, con Don Giulio, sia con chi lavorava lì, perché i termini dell'intervento per aiutare chi è ricoverato non c'erano. Non c'era un vocabolario sulla professione, no? Sulla professione di aiuto. Addirittura c'era gente ricoverata dentro senza nemmeno una diagnosi. No. C'era scritto ricoverato perché disturbava, oppure urla in piazza, cioè tutte cose. Se poi era una donna c'era più urla in piazza, no? Capito, tutte queste cose che magari si spogliava anche e così via. Perciò le chiavi, ecco, il libro contiene tante chiavi, perché capiamo che la società non deve avere medici bravi soltanto, professionisti, professioniste, ma deve essere anche una società capace di stare con chi, altrimenti lo ricovereresti, perché non tutti vanno ricoverati, non tutti e non tutte. E entrambi descrivono il motivo necessario di far prendere parola al mondo della disabilità. Si fa fatica, differentemente da 40 anni fa, 30 anni fa, 20 anni fa, a far prendere parola al mondo della disabilità. Da una parte perché tante persone sono proprio davvero più gravi, no? E perché la scienza ha aiutato anche questo a sopravvivere, ma con più gravità, e va bene tutto. Però prendere parola, certe volte si parla anche con gli occhi, si parla con un dito, si parla con computer, si parla facendosi capire in tantissimi modi. Il motivo necessario, ripeto, di far prendere parola, loro scrivono al mondo delle disabilità, che è un mondo debole perché anche indebolito, non soltanto perché debole già per la disabilità o per le menomazioni, eccetera eccetera, e suggeriscono di parlare e agire da protagonisti contro, specialmente cominciando contro le segregazioni, a dire di no alle segregazioni. Quante alleanze si potrebbero fare a dire di no alle segregazioni? Però sottolineo in più capitoli come dire sì invece a che cos'è. C'è il contrario della segregazione, che cos'è? E c'è anche lì, no? Un capitoletto che insiste sul tema della dignità e della cittadinanza. Ma spiegato, guarda, quando ti piace leggere un libro, è così, no? E perciò mi raccomando, leggetelo, chiunque è qui, è in carrozzina, è in piedi, ha delle disabilità, è da leggere. Se siamo parenti, siamo genitori, siamo medici, siamo terapisti, terapiste, psicologhe, siamo assistenti sociali, poi io prego per gli assenti, che di solito sono gli amministratori pubblici, no? Cioè, che tutti dobbiamo fare, no? Un po' la nostra parte, perché, se ho capito bene, questi hanno la pretesa di suggerirci di aprire una nuova stagione da protagonisti. Tutti quelli di quell'elenco che ho appena fatto.
Perciò io non so chi di voi due è meglio pronunciare. Facciamo cominciare lui, dai, diciamo. Allora, il direttore della Leda ci parla. Tu parla che quando passa troppo tempo te lo ricordi. Un secondo prima della morte. Un secondo. Va bene. Una cosa preliminare, ma non c'entra con il libro. Non tutti i complimenti e gli incoraggiamenti hanno lo stesso valore, per cui oggi sono veramente un po' emozionato, insomma, dopo aver sentito questa introduzione. Avvicinati un po'. E vorrei quindi aggiungere qualcosa che non trovate nel libro, perché nel frattempo ovviamente alcune cose sono successe. Il libro viene pubblicato per avere dei momenti come questo, per cui cercherò di non rubare troppo tempo a Ciro, che ha insomma ben più scienza di me, ma soprattutto perché sono qua anche per ascoltare quello che pensate voi di un tema sicuramente difficile, scomodo, quanto è scomoda e difficile una parola come segregazione. Il libro e la ricerca nascono da un progetto che si chiamava Superare le resistenze. È un progetto cofinanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, fatto da FISH e che ha generato la ricerca, di cui è già stato detto molto, e poi dopo la ricerca anche il libro. Allora vi devo parlare delle resistenze, perché da quando è stata fatta la conferenza di consenso e poi ancora di più da quando è stato pubblicato il libro, le resistenze ci sono, non sono state superate. Forse quindi il primo risultato è che qualcosa è emerso. Se pensando di superarle, bisogna prima di tutto vedere. Allora, la prima resistenza, Ciro è stato testimone perché abbiamo organizzato un incontro simile vicino a casa mia, a Cinisello, rappresentata da un genitore. Praticamente ogni volta c'è stato un genitore che l'ha interpretata questa resistenza, quindi diciamo, la mettiamo da una parte del mondo della disabilità, tra l'altro della nostra base associativa, che dite per carità il libro, la ricerca scientifica, però che si fermi qua, perché sennò ce li chiudono quei posti, i nostri figli dove vanno a finire? La paura. Curiosamente, nello stesso periodo, se va in giro a parlare di segregazione, ma abbiamo parlato anche della legge 112, dopo di noi, questa cosa qua. E più o meno alle quelle stesse persone, cioè a familiari di persone con disabilità, tendenzialmente con una certa età, quando percepivo che c'era la possibilità di dirlo, dicevo: attenzione, se avete due figli, uno con disabilità e senza disabilità, dovete preoccuparvi del dopo di noi, di quello senza disabilità, perché per lo Stato italiano può morire di fame e di freddo. Il figlio con disabilità, per lo Stato italiano, articolo 38 della Costituzione, non muore di fame e di freddo. Nel 93% dei casi viene inserito in un servizio residenziale non di natura familiare. Un servizio essenziale che fino a pochissimo tempo fa avremmo chiamato istituto. Quindi la legge 112 è un'occasione per chi vuole non andare a vivere in un istituto, ma non sai che si muore di fame e di freddo, non si finisce sotto i ponti. E allora, di fronte invece al libro sulla segregazione, come no, vedete, tu vuoi chiudere quei servizi, reazione di paura. La seconda resistenza invece è la resistenza di timbro completamente diverso. Ecco, le resistenze che sono emerse sono quelle delle persone in realtà che sono parte di noi o più vicine da noi. Noi sappiamo che ci sono altre resistenze, ma che per ora non hanno sentito il bisogno di materializzarsi perché si sentono lontani da noi. Quindi sono quelli dei nostri amici, dei nostri compagni, dei nostri colleghi. E un'altra resistenza è: non esageriamo. Non esiste solo la segregazione. Prima di giudicare un servizio residenziale non possiamo usare come termine di riferimento solo la segregazione. Ci sono tante altre cose
che fanno la qualità della vita della persona e in qualche modo, forse in alcuni casi, anzi in molti di quelli che sono dentro questi posti, un po' di segregazione necessaria. Non siamo capaci di fare a meno della segregazione. Ecco, questa tipologia di resistenza è una resistenza molto insidiosa, perché tende a confinare in un angolino, a togliere peso alla parola segregazione. È un libro pesante, abbiamo cercato di poi di scriverlo in modo che sia comprensibile, però un romanzo è meglio, una narrativa è meglio. Però la segregazione implica una scelta di campo. Se alcune questioni, alcune situazioni le chiamiamo segregazione, significa violazione dei diritti umani, non accettabili. Quindi quando qualcuno mi dice un po' di segregazione necessaria, mi dice che ci sono alcune persone per cui la dottrina, la cultura dei diritti umani non si può applicare. Che in fondo alcune cose le diciamo, le scriviamo, ma non sono tanto vere. Sono parole, sono teorie. Sarebbe bello se. E invece il punto di partenza della ricerca, del progetto, che non immaginavamo arrivasse a una pubblicazione, onestamente. I progetti con la FISH ne facciamo un sacco. Non è che tutti poi portano a un... servono per capire di più, per lavorare insieme, per riflettere. Il punto di partenza è proprio quell'articolo 19 della Convenzione ONU, che non dice che bisogna chiudere i servizi residenziali. Una parte del nostro movimento vede un po' con sospetto i servizi residenziali, dice, ma non è di questo che stiamo parlando. L'articolo 19 dice tante cose, ne prendiamo proprio due. La prima è: tutte le persone con disabilità hanno diritto alla vita indipendente e all'inclusione nella società. È l'unico articolo della Convenzione dove chi l'ha scritta si è sentita in dovere di specificare che persone con disabilità non fosse alcune persone, ma tutte. In tutto il resto della Convenzione si dice sempre solo persone con disabilità. Noi di solito diciamo persone con disabilità motoria, intellettiva, sensoriale, grave, medio grave, lieve, medio lieve, mettiamo sempre qualche cosa dopo. Parlando di diritti umani, persone, qua il gruppo a rischio sono le persone con disabilità, quindi persone con disabilità. In tutta la Convenzione si dà per scontato che si parli di tutte le persone con disabilità, se no non si parla di diritti. Qua in questo passaggio si dice, attenzione, questa roba riguarda tutte le persone con disabilità, quindi anche le persone a cui menomazione rende più faticoso, ad esempio, la espressione della propria volontà, perché proprio colpisce lì. Quelle persone che hanno bisogno di maggior sostegno, ecco, appunto, hanno bisogno di maggior sostegno per vedere riconosciuti i propri diritti. E tra questi diritti, il secondo punto di questo articolo dice che tutte le persone con disabilità che ne abbiano bisogno devono avere accesso ai servizi, e fa l'elenco dei servizi, ci sono tutti, domiciliare, residenziale, assistenza personale, che devono servire per mettere la persona a cosa? Cosa serve un servizio a noi? Parliamolo con gli operatori sociali, benessere, autonomia, miglioramento, mantenimento, no, non c'è neanche una di queste parole. Dice, i servizi devono servire alla persona per inserirsi nella società. Quindi non è che le altre cose non sono importanti, ma sono importanti se ti permettono di inserirti nella società, e fin qua va bene. E poi, e impedire che siano isolati o vittima di segregazione. E lì il punto. Cioè, la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, che parla di diritti umani, dice attenzione che i servizi è bene che ci siano, però contengono in sé il rischio di fare il mestiere opposto. Al posto di includere, di isolare,
posto di permettere alla persona di scegliere sulla propria vita, di segregarla, di separarla, di ridurla allo stato di paziente. Ecco, allora la domanda è: ma quando è che è un servizio segregante? Questa è stata la domanda. E il percorso che abbiamo fatto ci ha stupito, perché pensavamo di entrare dentro un discorso che già si poteva fare, che già si immaginava di fare. E quindi l'immagine del sasso nello stagno è che in realtà ci siamo accorti che di servizi si parla sempre, sono tanti libri, tanti articoli, letteratura, convegni, leggi, norme, ma di sta roba della segregazione non se ne parla. Dopo Ciro ci racconterà, forse ci dà qualche chiave di interpretazione su perché non se ne parli, come non se ne parli, che cosa succede. E allora abbiamo fatto appunto questa ricognizione della letteratura, ricognizione delle norme, abbiamo pescato tutti i casi di cronaca che sono stati ripresi dai giornali, e poi abbiamo fatto questo giro d'Italia interrogando noi, leader associativi, persone con disabilità, familiari, ma anche il mondo degli operatori, degli amministratori pubblici, e abbiamo detto: va bene, quando è che un servizio residenziale rischia o è segregante? Questo, perché se un servizio residenziale rischia di essere segregante o è segregante, allora dobbiamo chiuderlo, o almeno che non riceva soldi pubblici. Contro i diritti dell'uomo, va a la violazione della dignità della persona. È un tema teorico, così, una cosa, vabbè, c'è scritto, bisogna occuparsene, ma ormai questa cosa non c'è più, sono passati quei tempi. Ecco qua le sorprese sono aumentate. Intanto i manicomi nascosti in Italia è una frase che ci è stata detta proprio dalla giuria, cioè la conferenza di consenso è una metodologia che prevede che le conclusioni di un percorso di ricerca siano giudicate da un gruppo di persone con le competenze necessarie, ma anche provenienti da mondi e con punti di vista diversi. E noi abbiamo cercato di comporre una giuria dove ci fossero anche, per esempio, dei rappresentanti di grandi enti gestori, no? C'erano un po' tutti, e ci hanno detto: attenzione, quello che noi abbiamo scoperto leggendo la vostra ricerca è che ci sono ancora dei luoghi dove le persone subiscono pesanti violenze fisiche e psicologiche, manicomi nascosti. Già, manicomi nascosti. Cioè situazioni dove la violazione della libertà e della dignità è manifesta, è importante, è legata anche proprio alla mancanza di attenzione ai bisogni primari. Noi avevamo in mente invece di capire quando anche quel bel albergo chiamato residenza sanitaria, poi in Italia ci sono tante sigle quante sono le regioni, dietro quel bel albergo, che magari rispetta tutti gli standard previsti dalla normativa nazionale, regionale, locale, si potesse comunque parlare di segregazione. Quindi ci siamo accorti di, e questo ce l'hanno detto soprattutto i casi di cronaca, che la violenza nei confronti delle persone con disabilità si manifesta ancora in modo pesante, crudele, che riceve comunque soldi pubblici. Il secondo aspetto riguarda invece quell'altra parte, una parte appunto di cui non si parla, che è prevista dalle norme. Dalla fine degli anni 70 in poi, noi abbiamo assistito a un importante fenomeno di deistituzionalizzazione. Sono state chiuse le classi differenziali, sono state chiuse quasi tutte le scuole speciali, e abbiamo una prima generazione di persone con disabilità che non viene istituzionalizzata in modo precoce.
E le famiglie, soprattutto di queste persone, quando poi finisce la scuola, si fanno carico, diciamo, di garantire la vita delle persone con disabilità e ricevono per questo un aiuto dallo Stato. Quindi la pensione, l'indennità, il centro diurno, l'assistenza domiciliare, qualcosa, ma che viene dato non in partenza, ma è scritto, per venire incontro ai diritti e alle esigenze delle persone con disabilità, ma il primo obiettivo è ritardare o evitare l'istituzionalizzazione. Ma si dà per scontato che l'istituzionalizzazione continui ad esserci. Quindi noi impieghiamo tante risorse per evitare l'istituzionalizzazione e poi però questa istituzionalizzazione arriva. Un'altra contestazione è: ma la segregazione non c'è solo nei servizi residenziali, vero? Si può essere segregati in famiglia, si può essere segregati in tutte quelle situazioni di persone che non escono, si può essere segregati a scuola, persino nelle aulette di sostegno, si può essere segregati al lavoro, si può essere segregati nella vita sociale. Ma la segregazione nei servizi residenziali le raccoglie tutte, è una segregazione H24, 365 giorni all'anno. È una segregazione che è pagata dallo Stato, il modo in cui viene assolto l'obbligo costituzionale. È una segregazione che sembra essere il destino di un certo numero di persone. Attualmente, secondo l'Istat, 50.000, ma è sicuramente una stima per difetto. Non riusciamo a contarli tutti, perché non tutti sono nelle residenze per i disabili, sono tutti quelli che sono in altri luoghi, 3.000 minori. Una istituzionalizzazione che continua e che continua in base a una eredità storica. Vi faccio per questo un esempio. Io vengo dalla regione Lombardia, che si considera per certe vicende un'eccellenza, un'avanguardia, non lo so, quantomeno come quantità di servizi è sicuramente molto ben fornita, dove ci sono tante esperienze anche molto interessanti. Se guardiamo la dislocazione territoriale dei servizi residenziali, dei, uso un'espressione giuridica ma che non mi piace, posti letto per persone con disabilità, la maggiore concentrazione nella provincia di Cremona. Per chi non la conoscesse, è una provincia meno abitata della regione Lombardia. Campi di mais, zanzare e nebbia. Posso dire perché un pezzo delle mie origini vengono da lì, quindi posso parlare male del posto dove è nata mia mamma. E come mai? Come? Perché lì, storicamente, ci sono degli istituti e che poi si tramutano in residenze sanitarie. E non siamo neanche riusciti a fare in modo che uno possa rimanere in un servizio residenziale, ma nel vicino a casa sua. Senza contare, per esempio, la città di Milano non ha istituti, sono forse uno abbastanza recente, ha solo comunità, se ne fa molta, giustamente, gran vanto, solo comunità che al massimo hanno 10 posti di persone che vivono in appartamento, ma alcune centinaia di persone in giro fuori Milano, fuori provincia e fuori regione, perché quando poi non sai cosa fare scorri la lista e vai dove c'è il posto. E allora ci siamo interrogati, la faccio breve perché vorrei veramente lasciare spazio alla discussione, alla riflessione. Ecco, la questione che è emersa è che certo la dimensione, la localizzazione, i muri sono importanti, ma non sono il primo posto. La segregazione nasce innanzitutto da il non impegnarsi, il non garantire, il non mettere in primo piano la volontà, i desideri, le preferenze delle persone. Che le regole di funzionamento di un servizio sono decise sempre da altri, senza interpellare le persone che abitano in quel posto. E che non vi sia la possibilità di entrare e di uscire da quel servizio. Questo non ha a che vedere con le dimensioni,
può avvenire anche in un servizio da 10, 15, 20, 7 persone. La porta è chiusa e c'è un portiere che mi aiuta ad aprirla o a chiuderla, mi dice buongiorno, buonasera, come va? O la porta è chiusa e c'è un guardiano che decide chi entra e chi esce? Questo è un tema su cui si è discusso molto. Eh no, la porta è chiusa perché se esci poi puoi morire, non sei in grado di andare in giro da solo, questo è sufficiente per non farmi uscire? O qualcosa, ed è sufficiente per non far entrare nessuno? No, perché dopo le regole, la tranquillità, ci sono persone che non sono in grado di... Ecco, la prima e fondamentale questione attorno a cui si è trovato consenso è che nessun tipo di condizione di persona, nessun tipo di menomazione, nessun tipo di gravità, nessun tipo di necessità di sostegni, di intensità di sostegni può giustificare un trattamento che non preveda il fatto che io possa dire qualcosa sulla mia vita, sulle scelte quotidiane, sulle mie preferenze, su come sto. In uno dei servizi residenziali che conosco migliori, più attenti ai bisogni delle persone, facendo attività di formazione ho scoperto che non c'era c'erano tante procedure da rispettare, ma tantissime, anche alcune imposte tra l'altro dalla regione per garantire l'appropriatezza di intervento. In tutte queste procedure non c'era un momento nel giorno, nella settimana, nel mese, nell'anno in cui la persona si chiedeva, non perché mi saltava il ticchio, ma perché dovevo farlo: come stai? Come va? Cosa vorresti fare? Cosa non vorresti fare più? Se non lo chiediamo, la dizione maggiore necessità di sostegno vuol dire che se qualcuno fa fatica a dirlo avrà bisogno di più aiuto per poterlo dire. Avrà maggiore diritto se puntiamo all'uguaglianza sostanziale, non all'uguaglianza formale. All'uguaglianza sostanziale è che allora dovrei impegnarmi di più per dire. Dentro questo chiedere è anche riconoscere che la libertà di scelta di dove andare a vivere è anche questa, è una libertà formale. Certo, formalmente nessuno viene rinchiuso, si firma addirittura un consenso per entrare, o io o il mio amministratore di sostegno. In realtà si va dove c'è posto, si va quando c'è bisogno e si va dove c'è posto. E allora anche il processo di riconoscimento della libertà di dove andare a vivere, anche nel momento in cui sono inserito in un servizio residenziale, perché è il meno peggio che ho, che c'è, per fortuna che c'è, giusto, perché sennò morirei di fame e di freddo, però la libertà di scegliere se continuare a vivere lì o inventarmi un percorso per andare a vivere da un'altra parte con altre persone deve essere riconosciuto, altrimenti è segregazione. Poi certo, sono importanti le dimensioni, sono importanti le localizzazioni, se è importante se c'è un muro o se non c'è un muro, se la porta è aperta, se, e questo è molto importante, se è previsto un servizio di sostegno per entrare in contatto con la comunità che mi circonda, se ho una comunità che mi circonda. Però al centro, e questo è emerso veramente con forza, il riconoscimento della libertà di parola, di poter avere voce sulla mia vita. Ecco, allora su questo punto stanno emergendo delle resistenze, perché in quasi tutti i servizi residenziali le regole sono decise da altri, persino la cultura degli operatori, anche quella più avanzata, è attenta ai bisogni e non prima che ai desideri e alle preferenze. E non sono parole, è come quando si va dal medico, no? E uno dice i suoi sintomi e il medico fa la diagnosi, e nel campo sociale io dico delle cose e tu dici quali sono i miei bisogni. È stato
stato un grosso passo in avanti, la lettura dei bisogni. Non è che sono cose che poi si devono abbandonare per strada, ma riconoscere che la disciplina dei diritti umani, l'attenzione ai diritti umani, il riconoscere che le persone con disabilità sono tra quei gruppi umani a maggior rischio di violazione dei diritti umani, ci dice attenzione, prima di fare questa operazione in cui io decido per te cosa di cui tu hai bisogno, forse, no, non forse, anzi, devo mettermi all'ascolto e lasciare spazio ai tuoi desideri, alle tue preferenze, che non vuol dire che poi ognuno fa quello che vuole, ma che ci si faccia di tutto, secondo il linguaggio della Convenzione, l'accomodamento ragionevole, perché tu possa avere gli stesse opportunità degli altri per poter cercare di realizzare i tuoi desideri e le tue preferenze, che sia di avere un lavoro, una casa, una famiglia, oppure anche di mettersi la maglietta rossa al posto della maglietta bianca. Tesi diverse, ma libertà comunque non sopprimibili. Ecco, allora un po' le resistenze emergono, le resistenze di chi fatica a cedere un po' con tutto del suo potere, perché l'autodeterminazione, qua su questo concludo, no, veramente, perché è quanto abbiamo messo a fuoco in questo cammino, i sostegni per l'autodeterminazione, l'attenzione per l'autodeterminazione possono essere realizzati solo quando io sentirò di aver fatto di tutto perché tu possa fare qualcosa che io non condivido per niente. E allora questa è l'autodeterminazione. Quando i servizi sociali, socioassistenziali, sociosanitari, quando la comunità mi aiuta ad esprimere la mia libertà anche e soprattutto nel compiere delle scelte che io come operatore sociale magari non condivido, perché la tua vita non è la mia vita. Uscire da una forma di paternalismo che non può più essere giustificata da qualunque condizione di menomazione fisica, intellettiva, sensoriale o psichica. Grazie. Io stendo su un registro, però adesso il professore Tiro Trantino adesso dice quello che gli pare, se no l'autodeterminazione non c'è più. Però nel libro lui ha toccato registri legati al... Ma tutte queste cose, come le dico io, che vengo bollato persona con disabilità? Come prendo parola? Che parole utilizzerò? Una bella fatica che adesso sarà già a raccontarci qualcosa. Grazie. Grazie. Allora, anch'io vi devo rubare 30 secondi perché essere qui, voi non lo sapete, ma per chiunque di noi, questo nell'immaginario di chi ha studiato, questo è un luogo mitico. La comunità Progetto Sud e la presenza di Nunzia sono le cose sulle quali ci si è formati. Io mi ricordo ancora quando è uscito il libro di Nunzia con Sensibile alle Foglie, i gruppi di lettura che noi... ragazzi della provincia napoletana dove di queste cose non si parlava, eravamo dei giovani che lavoravano, fingevano di lavorare per chiudere il manicomio. Ricordo l'emozione, ecco. Quindi anche qui, ed è la prima volta che mi capita. Giacomo diceva bene, le università che fanno, perché non ci si parla da un dipartimento all'altro? Io sono di ruolo in questa università da 10 anni. Non si parla perché tra le resistenze che diceva Giovanni bisogna aggiungerne alcune altre che tutti conosciamo e sono molto importanti. Una di queste sono le resistenze universitarie. Normalmente questo non è un tema universitario. Non vi faccio la storia personale di che cosa mi è stato detto per aver scritto in un libro della Fish, in una ricerca che non nasceva dall'accademia, che affrontava questi temi, che sono temi che non esistono. Non è questo di cui bisogna parlare e soprattutto non esiste. Non c'è una consapevolezza che esiste. Ora, devo dire che l'Università della Calabria è molto avanzata su tanti temi. Su questo c'è tanto da fare, ma è il contesto dell'università italiana,
La disabilità è un tema che non va affrontato, è un po' appannaggio di un po' della pedagogia per quanto riguarda la scuola e guai a toccarla, e poi ci sono i medici e poi ci sono le varie professioni. Sono delle professioni e soprattutto bisogna sempre stare su un registro molto tecnico. La tecnica copre tutto. Non bisogna mai toccare delle vite reali, perché lì per me è indimenticabile, in Italia è stato fatto un unico convegno di sociologia della disabilità, mentre i disability studies che nascono alla sociologia nel mondo sono 50 anni, che sono una materia affermatissima, e all'interno del convegno i vertici della sociologia italiana dicevano ai giovani ricercatori perché si erano presentati, perché quella cosa lì gli avrebbe interrotto la carriera, non avrebbero mai fatto carriera su queste cose. A questo aggiungiamo le resistenze delle amministrazioni, perché noi parliamo di dignità, di umanità, di diritti, e poi tutto questo si trasforma in linguaggio amministrativo. E per esempio, io abito in Campania, tutto questo dopo tanti discorsi, tanta umanità, si trasforma in una scheda, qui non so come si chiama, in Campania la scheda SVAMA, dove alla fine, dopo che hai incontrato la persona, dopo che l'hai vista, conta dove metti la crocetta. Sì, ma la prestazione è residenziale, semi-residenziale, domiciliare. Parliamoci chiaro. Occupi un posto letto, occupi un posto diurno, o addirittura dobbiamo pensare a un servizio domiciliare, e lì fortunatamente puoi mettere la crocetta, ma il servizio non c'è, e quindi non, è una crocetta del tutto inutile. Poi vorrei un attimo, mi riservo dopo di dirvi uno degli sviluppi che ha avuto la ricerca e che cosa ha innestato col garante nazionale le persone private della libertà. Prima, molto confusamente, alcune cose che sentendomi mi venivano in mente, ma è veramente tanta roba, quindi scuserete la confusione. Diceva Giovanni, è impossibile sapere i numeri. Certo, noi non sappiamo oggi chi è o chi subisce segregazione in Italia, di nessun tipo. Non abbiamo gli strumenti per contarli, neanche a livello statistico. Cioè non è che non abbiamo la possibilità di contarli in Regione Calabria, non sappiamo Giovanni, Giacomo, eccetera, eccetera, se sono segregati o meno. Ma neanche sugli aggregati nazionali noi sappiamo. Abbiamo censimenti sulle strutture residenziali, ma abbiamo sui posti letto. Non abbiamo mai censimenti sulle quali, su che cosa avviene. Ve lo dico perché anche questo, che ci sembra una questione numerica, burocratica, ministeriale, in realtà è una violazione di diritti. Una delle cose che dice la Convenzione è che per poter applicare questi diritti io devo avere, anche a livello centrale amministrativo, gli strumenti per sapere, escludere la disabilità dagli strumenti di conoscenza di quello che avviene, è una violazione di diritto. Oggi non c'è su questo tema statistica in Italia e non ci sono numeri. Questo se, e quindi non sapremo chi contare. Contiamo tutti quelli che sono nelle strutture residenziali? Chiaro che no, non tutte le strutture residenziali sono segreganti. Alcune sono potenzialmente segreganti, la ricerca fa questo. In cerca degli indicatori, dove c'è il fumus di segregazione? Ma questo è un livello numerico. Poi c'è un livello più stringente, come sapete, man mano che le parole devono prendere senso, devono definirsi, fino ad arrivare al livello giuridico, dove a un certo punto le parole che normalmente sono confuse sono in qualche modo bianco-nero. Segregazione mica si sa che cos'è. Noi utilizziamo segregazione perché la Convenzione usa segregazione, e perché una serie di documenti internazionali che nascono dai movimenti negli anni hanno usato segregazione. Nelle nostre normative non c'è segregazione. Ma dico di più, noi non sappiamo quand'è questa segregazione. Mi fermo solo un attimo sul termine, per me ha due livelli il termine. Il primo livello è come è stato preso qui, nell'ambito della ricerca. Segregazione
diciamo, come parola sentinella, è la cosa che mi ha interessato. Non mi interessa sapere che contenuto ha, però la storia degli ultimi 80-90 anni ci ha insegnato per una serie di ripetizioni che quando si ricomincia a utilizzare il termine segregazione è perché qualcosa sta capitando. Qui io racconto questo, cioè il termine segregazione sta ritornando. E dov'è che ritorna? Dov'è che lo si va a pescare? Torna essenzialmente in documenti, soprattutto negli ultimi anni, in documenti di organizzazioni internazionali, organizzazioni indipendenti, di persone che si occupano dei diritti delle persone con disabilità. E perché lo usano? Perché tutti gli altri termini sono diventati insufficienti. Quando un nuovo termine è utilizzato è perché tutti gli altri sono diventati utili. Anche termini molto importanti, che negli anni sono stati molto importanti, istituzionalizzazione, istituzioni totali, sono i termini con i quali noi formiamo i ragazzi all'università, a un certo punto diventano inutili, non hanno più presa nella realtà. Allora compare un termine come segregazione che dice non so bene che cos'è, ma sta succedendo qualcosa sulla nostra pelle che fa sì che io debba avere un linguaggio diverso. Ora il fatto stesso che questo termine compaia con insistenza negli ultimi anni significa che il fenomeno segregazione in qualche modo ribolle. E guardate che noi ne parliamo dell'osservatorio più privilegiato d'Europa, ne parliamo dall'Italia. Tutta Europa è profondamente segregazionista. L'Italia, quando si parla di questi temi, è vista al contrario, cioè l'esempio internazionale di chi ha abolito le classi differenziali, di chi elimina le scuole speciali, di chi ha chiuso i manicomi in 20 anni, non in un minuto, di chi ha chiuso per la prima volta gli ospedali psichiatrico-giudiziari, perché questa è l'immagine dell'Italia. Noi nel 2016 abbiamo chiuso l'istituzione più estrema che si potesse immaginare, no? Gli ospedali psichiatrico-giudiziari. Immaginate che cosa significa dire che l'Italia ha una segregazione di grandi numeri nascosta, in un contesto dove invece la segregazione è una pratica diffusa. E per questo l'Italia ne deve parlare. Perché è dall'Italia che ci si aspetti in Consiglio d'Europa, in Commissione d'Europa, che se ne parli. Non ne possono parlare paesi dove questa è la pratica ordinaria. E questo mi impressiona. Il fatto che in Italia, io sono rimasto molto impressionato dai numeri che si trovano. Ora, se prendiamo solo la popolazione per posti letto, già solo quello è indicativo. Parliamo a oggi di una popolazione che è poco sotto le 300.000 persone, dato che i dati sono raccolti in maniera perversa, non possiamo sapere precisamente. Questi sono i posti. Cioè già così noi stiamo ragionando su posti che sono il triplo dei posti della manicomializzazione italiana. Dove arrivare a 90.000, 95.000, erano dei picchi molto alti. Qui parliamo di 300.000 persone che sono in strutture potenzialmente segreganti. Chiaramente, non tutte, però il potenzialmente è importante. Ora, quindi, uno, parola sentinella, cioè il sentirla ritornare spesso per me è inquietante. Qualcuno nei movimenti coi diritti, per i diritti mi sta dicendo qualcosa. Due, che cos'è questa segregazione? Perché se poi la vogliamo rendere diritto, la vogliamo renderla operativa, bisognerà arrivare a definirla. In qualche modo bisognerà capire che cos'è segregazione, che cosa la differenzia dall'istituzionalizzazione, perché entra nella convenzione. E allora lì il tema è sostanzialmente quello che diceva Giovanni, cioè è uno elemento, la libertà di scelta. La capacità di riconoscere la libertà di scelta, di non negare a nessuno la libertà di scelta. E qui, effettivamente, si diceva prima, è facile confondere il manicomio con uno spazio.
il manicomio con la violenza, il manicomio con la sporcizia, il manicomio con quello che si mangia. Ragionare in termini di segregazione significa andare a toccare dei fili molto più difficili da individuare. È facile vedere la contenzione. Se io vado in una struttura residenziale e trovo una persona legata, e si trovano tante, molto più di quanto immaginassi, è facile. Tutta una serie di limitazioni fisiche sono molto facili da vedere. Quando un'importante struttura della Regione Calabria fa un corso di formazione per gli operatori sulle fascette, cioè non su qual è la logica inclusiva, come mi rapporto alla persona, ma insegnargli come si cuce una fascetta per legarla alla spondina del letto, come si fa a non lasciare i segni, come si fa a tenere una persona anziana in carrozzina, in una contenzione che forse non è proprio una contenzione perché la chiamiamo posturale, e quindi se io la lascio legata al termosifone 12 ore non è proprio contenzione. Regione Calabria, corso di formazione sulle fasce di contenzione. Ora, questa cosa qui si vede, perché si entra, e se io trovo una persona in queste condizioni, è facile da vedere. Tutte le limitazioni di scelta sono assolutamente più difficili da vedere. Perché? E lo diceva Giacomo. Perché lì è una questione di logica nella quale mi pongo. Cioè, io riconosco nella persona che mi sta di fronte una persona a tutti gli effetti, anche se non la capisco troppo, anche se forse non la capirò mai. Perché o succede questo, o io riconosco quella persona, e allora anche mettendo in conto che potremo non capirci mai, quella persona ha esattamente tutti i diritti. E allora sono io che dovrò trovare il modo per trovare una forma di convivenza. O si fa questo passaggio, o se questo passaggio non c'è, è impossibile che non ci siano pratiche segregative. È, per assurdo, una questione di percezione e riconoscimento della persona. È una questione di codice culturale. Che persona, l'altro in testa a me, che persona è? E prima di tutto sé è una persona. E questo non ha più differenze tra strutture residenziali e non residenziali. È la stessa cosa che succede a un insegnante di sostegno quando non capisce un ragazzo in classe. Gli riconosci la legittimità di essere una persona? Gli riconosci potersi esprimere in modi tali che tu non li capisci e forse non vi incontrerete mai? Allora lì gli permetterai delle forme di libertà. Non succede questo? Immancabilmente ci saranno delle libertà compromesse. Cioè, riusciamo noi a riconoscere le libertà nella relazione che ci concediamo noi? Io ogni tanto ai miei studenti lo faccio vedere da cose molto elementari, però secondo me anche a livello comunicativo strategico, cioè l'utilizzo delle metafore. Mi sembrerà strano il linguaggio, ma l'utilizzo delle metafore è un altro indicatore che la medicina non prende in considerazione, ma se nelle relazioni di supporto fosse presa in considerazione la direbbe lunga. Ognuno di noi si concede estremi linguaggi metaforici, ma non li concede agli altri che reputa minori rispetto a lui. Io posso dire alla mia compagna che i suoi occhi sono stelle, e la mia compagna non mi manda i carabinieri e non chiede un trattamento sanitario obbligatorio con me. Nel momento in cui persone che noi reputiamo meno persone lo fanno, quello è un indicatore precisissimo. Immediatamente scatta qualcosa perché loro non possono usare le metafore. Mi sembrerà strano, ma c'è una correlazione diretta rispetto al trattamento delle persone. E allora, se io non sono più con la mia compagna che riconosce in qualche modo almeno una buona fede nel mio dire che i suoi occhi sono stelle, ma sono per esempio in carcere e dico che mi sono cucito le palpebre perché la vista comunque mi era stata tolta,
perché sono in carcere da 30 anni e quindi la mia vista comunque si è ridotta effettivamente, e lì non funziona più la metafora. Se sono in una struttura residenziale, diciamo, del lato ionico calabrese, e dico io non mi posso alzare perché mi hanno amputato le gambe, e il medico mi dice, mi aumenta i farmaci e mi chiede il secondo ricovero perché io le gambe ce l'ho, sono toccabili. Cioè lì improvvisamente, nel crotonese per esempio, non è più immaginabile che io ti stia parlando, e noi dobbiamo accordarci su come ti sto parlando, dobbiamo fare uno sforzo per parlare. Ora, come sappiamo benissimo, tutto questo è molto più difficile di andare a riconoscere una fascetta di contenzione, perché richiede una decisione iniziale. Cioè, secondo me non c'è verso di uscire da questa situazione se non rendendosi conto che il tutto dipende da una scelta etica e politica iniziale. Io che tipo di trattamento sono disposto a concordare con te? Che io sia un insegnante di sostegno, che io sia un insegnante in una scuola, che io sia un operatore di un servizio? Cioè, che soggettività, che soggetto sei? Io sono superiore? Relazione asimmetrica. Non c'è niente da fare, deve essere una fortuna se qualche forma di segregazione non si verifica. Deve essere una combinazione. E queste sono tutte relazioni asimmetriche. Perché, come dicevamo all'inizio, il manicomio non è un luogo. Il manicomio è una logica. È una logica asimmetrica. Io posso decidere tu chi sei e io posso decidere che cosa fare della tua vita, che cosa è giusto nella tua vita. Altro esempio, sempre li prendo tutti in Calabria così siamo vicini per capirci. Ora non vi conosco, può essere che qualcuno di voi sia di quella stessa struttura. Gruppo calabrese che chiede di andare a sentire un concerto che si svolgeva a Milano, un famoso rocker, ma io sono vecchio e non li conosco. Risposta degli operatori, benissimo la musica, andiamo a sentire il concerto che c'è in piazza in paese. Quelle persone volevano andare a sentire quel cantante, non volevano sentire la musica. Quindi io mi aspetto degli operatori che si siedono al tavolino e dicono: è impossibile il viaggio, è costosissimo, è impossibile arrivare a Milano perché è un'altra nazione. È una questione di fondi, è una questione di mezzi, troviamo i mezzi, troviamo gli strumenti, ma non degli operatori sociali che rispondono: andiamo a sentire quell'altra cosa. Una realtà del come se, cioè nessun riconoscimento di quella volontà. Questa cosa, ora, nei vecchi manicomi era facile da vedere, in queste strutture è molto più difficile, perché è facilissimo, soprattutto ultimamente, vederle pulite. Per chi ha vissuto gli antichi manicomi sa che è una cosa stravolgente. Chiunque ha vissuto gli antichi manicomi sa che il primo gesto era il vomito. E però bisogna fare questo stacco. Se io un carcere ce l'ho pulito, dove si mangia addirittura benino, nei limiti, non è più un carcere? E la segregazione è questa cosa qui. È una questione di riconoscere. Riesco a riconoscerla lì dove è più occultata, lì dove è più nascosta, lì dove è più raffinata, e può arrivare a livelli di raffinatezza molto seria. Cioè c'è un problema che negli anni precedenti non c'era, forse perché eravamo con la memoria, i manicomi erano nella memoria. C'è un problema di quelle che gli antropologi chiamano le soglie di intollerabilità. È come se a noi si fossero abbassate. E quindi quelle cose dovrebbero essere degli intollerabili antropologici. Cioè io quella cosa lì non deve verificarsi, tanto più che è diritto. Non deve succedere, è come se si fosse abbassata la soglia. È come se non la si riconoscesse più pienamente. Capita spessissimo di andare anche con le amministrazioni a vedere le strutture e ti viene detto: ma come potrebbe stare altrimenti quella persona? È giusto che sia così, anzi
non mangia formaggino da tutte le sere, è anche una cosa buona. Ora, queste mi sembrano le situazioni più complicate, cioè dove i manicomi nascosti lavorano per nascondersi, dove il manicomio è nascosto perché però è palese, è più facile. È molto difficile dove il manicomio decide di nascondersi con molta raffinatezza, gli strumenti sono tantissimi. Provo, se ho qualche minuto, provo a dirmi che cosa col garante, le difficoltà. Vado velocissimo. La ricerca di Fish, secondo me, ha avuto un ottimo risultato, perché sulla scia della ricerca di Fish è nata la collaborazione col Garante Nazionale delle Persone Detenute e Private della Libertà Personale. Il Garante Nazionale è un'istituzione e un'autorità indipendente che l'Italia ha istituito con enorme ritardo solo nel 2016, però è un'autorità che lavora con le norme internazionali. Quindi il Garante prende sul serio che la Convenzione per l'Italia è legge. Non è una proposta, non sono buoni intendimenti, ma è legge e quindi va applicata. Ebbene, il Garante ha deciso sull'area della disabilità e degli anziani, perché sapete che questa è un'area che va tenuta insieme, perché le leggi le tengono insieme, a 65 anni la disabilità sparisce, per le statistiche, infatti le regioni che in Europa vogliono essere le regioni bellissime, pongono le statistiche in Europa facendo vedere con tutti gli ultra 66 anni sono altro, è sparita la disabilità, sono spariti i supporti, è sparita tutta la gestione economica della disabilità. Ebbene, il Garante dal 2016 ha iniziato a costruire, abbiamo con un gruppo di colleghi iniziato a costruire uno strumentario che dovrebbe essere utile al regime ispettivo. Quindi è da un anno che si girano le strutture. Però si parte da zero, perché bisogna costruire tutti gli strumenti. Che cos'è segregazione? Che cosa succede dentro? Quando è violenza privata? Quando è sequestro? Non c'è niente sulla disabilità. Potremmo ragionare sul perché non c'è niente. Il punto per noi oggi è che si è partiti praticamente da zero. Una cosa è raccontarle, una cosa è doverla applicare, cioè entrare in una struttura e dire tu sei segregante e da domani possibilmente non lavori più. Vi faccio un esempio che secondo me è la questione più importante. Giovanni toccava l'articolo 19 che è assolutamente il diritto di dirimente, cioè la libertà di scelta. Come tutti gli altri, su base di parità di tutti gli altri cittadini, io devo decidere con chi stare dove stare. Ebbene, se noi andiamo secondo le logiche classiche, la violazione della libertà è dal momento in cui entro in una struttura, quello che si può verificare è il momento in cui entro in una struttura. Perché non c'è un provvedimento che mi manda in quella struttura. Non c'è un'amministrazione che firma un provvedimento come in un trattamento sanitario obbligatorio. Moltissime volte è la persona stessa che firma, l'amministratore di sostegno, la famiglia. Moltissime volte sapete che la persona stessa, all'interno di quella che gli antropologi chiamano una crisi di presenza nel contesto familiare, firma e va. E quindi è volontaria, formalmente. Ma la parola magica che diceva Giacomo, di fatto no. Ora serve tutto un lavoro perché il diritto prenda in considerazione quel di fatto. Cioè io non scelgo di andare ma non ho alternative. Io normalmente non ci andrei, ma non ho alternative. Cioè la mia libertà di scelta, cioè la mia libertà, è seriamente compromessa. La maggior parte delle situazioni, in entrata e in uscita, sono quelle cose lì. Cioè, tecnicamente, non incidono direttamente, non è una segregazione all'antica, perché è una segregazione che nasce dall'assetto dei servizi sociali e l'offerta di welfare e l'offerta dei servizi che la costruisce. Il territorio ha quell'offerta di servizi e quell'offerta di servizi determina la tua segregazione. Per assurdo è la forma di solidarietà scelta, il welfare che interna la persona.
io ho a disposizione questo, questo e questo, e non parliamo di Regione Lombardia, dove ecco, voi immaginatelo nelle realtà che conosciamo, immaginatelo da Roma in giù, e quindi prendete Regione Lombardia, Regione Piemonte, riducete di molto, anche se molto a macchia di leopardo, e noi troviamo che la struttura dei servizi sociali compromette in origine tutte le scelte della persona. La persona si trova in una struttura, molte volte non ne esce più, raccontavo prima a Giovanni, non vi dico la regione, ma per motivi di riservatezza, ma strutture dove i servizi sociali comunali, il giorno dopo che la persona entra in una residenza, tagliano le utenze della casa di origine, tagliano la luce, tagliano il gas, tagliano tutto, cioè escludono qualsiasi possibilità di rientro, ma il loro lavoro sarebbe la possibilità di rientro, non immaginare le persone fuori, in struttura. Ora, voi capite che sono tanti di quei livelli, cioè il contrasto della segregazione, abbiamo elencato, dovrebbe partire da immagini culturali della persona, immagini etiche della persona, struttura del welfare, ordine della spesa economica e sociale, cioè il voler partire su un contrasto effettivo della segregazione richiede un lavoro complesso che deve tenere insieme tutti questi livelli, perché se si pensa di poter lavorare a un solo livello, la segregazione si continua a riprodurre. Allora bisogna lavorare su molteplici livelli, io direi però con un unico faro, cioè tenendo in conto quella libertà di scelta. Certe volte ha bisogno di supporti estremamente elevati, si diano i supporti estremamente elevati, ci sono realtà bellissime dove la volontà a qualsiasi livello viene espressa. Sapete benissimo che anche grandi scienziati con disabilità, se non gli avessero dato una tavoletta per potersi esprimere, non sarebbero stati grandi scienziati, no? Ora, questo che sembra un passaggio elementare sulla segregazione è un passaggio difficilissimo, e questo, e chiudo, richiede quella nuova presa di parola, cioè il contrasto della segregazione è riuscito nel momento in cui degli operatori in Italia hanno detto tanti anni fa la tecnica viene molto dopo la persona, e sospendere la tecnica spesso è più utile riguardo alla persona, e contestualmente c'è stata una ripresa di soggettività. Ora, ancora una volta, la distanza in quegli anni per assurdo non aiuta, quindi la presa di parola oggi per assurdo ha molte più possibilità ma molte più difficoltà. Uno, perché quelle situazioni estreme non si vedono; due, perché la nostra memoria istituzionale è brevissima e sta scomparendo. I sociologi di norma calcolano in 40 anni di gap di memoria, e noi siamo ai 40 anni esatti, e questo incide sulla formazione, su tutti coloro che devono formarsi in queste discipline. E soprattutto oggi siamo in un momento dove anche il mondo della disabilità pensa di avere moltissima parola. Mi piacerebbe un giorno elencare le commissioni consultive dove le associazioni, i singoli vengono chiamati a parlare con lo stesso assessore del comune, delle vecchie province, delle regioni, per ore, giorni, mesi, anni, delle stesse cose, a soffrire per avere una virgola cambiata dopo 10 anni, sono tutte questioni consultive per spostare di pochissimo, tranne pochissimi luoghi, dove mi sembra che alla disabilità venga riservato il ruolo del criceto sulla ruota. È vero che tu giri vorticosamente, ma devi ripetere, per esempio, all'assessore della mia regione, qualsiasi assessore, sempre da capo, 1000 volte le stesse cose, a velocità diverse, in continuazione. Ma tutti organismi consultivi, ma organismi decisionali. Ora, la presa di parola passa da possibilità che quella parola, chiaramente deve essere una parola competente, ma
chiunque subisce gli effetti di potere sul proprio corpo ha una competenza, basta leggere il pezzo di Nunzia e ve ne accorgete. Ora, quella cosa richiede anche l'inversione, cioè si parla non unicamente a vuoto, cioè la disabilità deve avere dei luoghi dove il discorso non è a vuoto, dove non si può essere tenuti come dei crescenti. Grazie, grazie. Paolo. Sono stati chiarissimi, no? E però vi dico che le pagine sono proprio trasparenti, perciò a mio avviso è proprio un libro da utilizzare per le cose che dobbiamo fare. In Calabria c'è un bisogno estremo, alcune cose sulla psichiatria, pochissime o meno di pochissime, sono nate dall'alto, da chi è, dai decisori politici, non sono nate, se non per andare nella linea dei manicomi occulti. È una frase esagerata, ma l'idea penso che la renda. Invece altre cose sono nate anche dal basso, da chi ha inventato qualcosina, ma si fanno con tanta fatica. Addirittura anche lì all'Unical il 18 mattina abbiamo un incontro sul tema di un strumento che è il budget della salute. Ecco, lo vediamo perché c'è alcuni lì a scienze politiche e sociali che stanno facendo delle ricerche in giro per l'Italia e hanno preso due città dove ha funzionato e due dove non ha funzionato. Una delle due è la Venezia e la Calabria, no? Su questi temi del budget di salute, che però di fatto però facciamo altre cose orientati da quell'idea lì del dire dove trovo quattro soldi perché qualcuno invece di stare a casa possa provare a imparare un lavoro, possa imparare a stare con gli altri, possa... Perciò l'idea mutuata è utilizzata quando però si può, perciò non è all'interno di un welfare, è all'interno di progetti che nascono e muoiono secondo i quattro soldi che in maniera nemmeno programmata mettono, perché sono soldi che vengono da Bruxelles o da altro, perciò durano un breve tempo ma non lasciano traccia. Invece è capitato con la Regione Calabria di fare anche un progetto sulla vita indipendente. Quanti anni è durato? Dal 2001? Sperimentale, è stato 16 anni progetto sperimentale, ma sono cambiati tutti i colori delle amministrazioni possibili, per dire l'imbecillità, perché secondo me non sono manco cattivi, c'è una imbecillità, no? Con sempre la paura di proprietari delle cliniche, la paura di cambiare chissà quale equilibrio, e fanno bene ad aver paura, però non è nemmeno Golia contro Davide, magari ci fosse Davide in Calabria, no? A voler combattere contro Golia, non ci siamo ancora. Qualcuna io. Interviene? Nunzia, sì, era scritta. Ma avevi tolto la parola, allora sappiate che oggi mi hai tolto la parola. No, volevo dire che ho partecipato un po' a tutto il percorso di questo progetto, no? E questo libro che parla della segregazione è venuto dopo un lungo percorso che come Fisce Nazionale abbiamo sempre fatto sulla segregazione. Non è solo questo pezzo. La Fisce Nazionale ha sempre lavorato sulla segregazione, perché all'interno di questa organizzazione, che è composta di persone con disabilità e di familiari di disabili, questo discorso veniva sempre fuori in modo molto forte. E uno dei momenti più forti che la Fisce ha affrontato proprio all'interno del discorso della segregazione è stato proprio quello di costituirsi parte civile quando c'è stata la situazione dell'istituto di Serra d'Agliello. Come Fisce Calabria lì abbiamo raccolto per anni denunce, abbiamo fatto un fascicolo dignitoso di qualsiasi lotta, però tutte le denunce che facevamo venivano
venivano soffocate, non venivano fuori, venivano cancellate. Quando poi è successo quello che è successo, abbiamo presentato questo fascicolo ed è stato preso molto in considerazione, perché ci sembrava doveroso farlo, e abbiamo fatto anche con altre istituzioni in giro per l'Italia, perché un'organizzazione come la FISCE, che nasce con un'idea che nulla senza di noi, per noi, che nulla di noi senza di noi, non può far passare istituzioni, luoghi dove la segregazione è di casa. Questo progetto, quando abbiamo fatto il focus group qui alla Mezze Terme, che c'eravamo, alcuni stanno proprio in questa sala, di quelle, è stato molto interessante, perché in qualche modo noi eravamo alla ricerca degli indicatori che ci dicessero quando è segregazione, ricordi Giovanni? E ci siamo trovati anche con discussioni molto, molto forti, perché la differenza tra chi la segregazione l'ha vissuta e tra chi invece ha bisogno di trovare una soluzione, perché magari con fatica gestisce la situazione in casa di una persona con disabilità, e la differenza di chi lavora in una struttura, ognuno tirava, trovava a difendere le proprie posizioni, no? Ed era molto complicato, perché ognuno appunto aveva le sue scuse, le sue cose. E questo libro ha un valore grosso, perché secondo me è riuscito ad andare a fondo di quello che è il discorso della segregazione, anche se chi l'ha vissuta ci si riconosce in molte cose, ma non è ancora tutto. Cioè, io il mio intervento l'ho intitolato Nella pelle, perché credo, e sono convinta di questo, che la segregazione uno la vive sulla propria pelle, che la vive sulla propria pelle, non la cancella più. Io ormai ho una grande età, ho superato i 65 anni, per cui non sono più disabile. Quasi 70 anni. Ho superato i 65 anni, per cui non sono più disabile. No? No, ormai sono fuori. Anziana non mando Però nonostante siano passati tantissimi anni, ci sono situazioni in cui arriva, in cui io lo incontro sempre. E la cosa che mi fa più male è capire che certe situazioni non erano di quel tempo lì, sono ancora oggi molto presenti, sono ancora oggi molto vere. Certi odori si sentono ancora in tante strutture, e quegli odori parlano chiaro. Allora io vi dico una cosa che non ha niente a che fare con la Calabria. Sono stata in Spagna anche una volta, a Madrid, con un progetto di DPI. Allora siamo entrati lì tutti, siamo arrivati lì tutti contenti, perché ci dicevano che andavamo a fare questa iniziativa all'interno di un progetto per la vita indipendente. Noi curiosissimi, vediamo questa vita indipendente, com'è questo progetto, com'è, no? Tutti, arriviamo lì e c'ero io, Rita, Giampiero, Generoso, tutti eravamo là. Entriamo, come entriamo, io mi giro verso gli altri e gli faccio: signori miei, questa non è vita indipendente, qui c'è un istituto. Questi mi guardano: ma no, ma che dici, tu ce l'hai proprio in testa, ma va, 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 questa vita indipendente, ma vedrai qui grandi cose, c'è questo. Entro dentro dopo un po', qui c'è aria di istituto. Ma no, ma che dici? Allora, dovevamo pranzare lì, io ho detto: io non vengo a pranzo, perché, ma no, no, io qui sento odore di istituto, non ci riesco a mangiare. Ma dai, entra, 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 andiamo, ma vedrai che ti sbagli, ti sbagli, ti sbagli. Quando siamo usciti da quel pranzo, tutti
altri. Dove andiamo a dormire stasera? Cerchiamoci un posto subito. Non ci siamo più rientrati, perché tutti si sono resi conto che effettivamente lì la vita indipendente era solo un nome, ma non c'era altro di vita indipendente, c'era un istituto anche di quelli della peggiore specie. Per cui, come vedete, dopo uno se la porta nella pelle, e questo è molto importante. Oggi giorno, secondo me, c'è anche meno consapevolezza di quella che è la segregazione. Io sono molto preoccupata perché negli ultimi anni le persone con disabilità, fisico in particolare, spariscono, e non è che li ritrovi tra nella società, dici vabbè, giustamente sono inclusi e stanno con gli altri. Spariscono. Dove stanno? Perché stanno chiusi? Perché non escono? Perché non fanno più percorsi di autostima? Perché non lottano più per una qualità della vita? Perché si accontentano di quello che hanno trovato, e quello che hanno trovato è comunque sempre un risultato di grandi lotte che hanno fatto altri per loro anche. E questo significa che ci riporta indietro. Per cui io credo che il rischio della segregazione sia sempre più alto. Un saluto da parte della FISCE nazionale, io sono anche della Giunta nazionale adesso, e questa iniziativa è stata promossa dalla FISCE nazionale. E poi, vabbè, siccome non riprendo il microfono in mano, dopo voglio ringraziare Ciro e Giovanni, con cui ci conosciamo da molto tempo, abbiamo fatto tanta strada insieme e continueremo a farla. Grazie. Grazie. C'è Ciro, ecco, che dice sulla vita indipendente, ho due parole da dire anche io. Scusate, vi rubo 15 secondi, però hanno toccato l'esempio cardine per capirci quando vi dicevo c'è un enorme problema di struttura del welfare territoriale. La convenzione del 2006 è legge in Italia dal 3 marzo 2009, il che significa che da quel momento l'Italia avrebbe dovuto riorientare, come tutti i paesi d'Europa, la spesa in funzione della vita indipendente, cioè lo strumento ordinario di spesa nei servizi sociali è la vita indipendente per la legge italiana, visto che la convenzione è legge. Ebbene, il fatto che voi, come in tutte le altre regioni, mi diciate che sono tanti e tanti anni che sono progetti sperimentali quelli di vita indipendente, significa esattamente questo, cioè quello che dovrebbe essere la logica ordinaria è l'eccezione, viene tenuta in un campo di sperimentalità. La struttura dei servizi territoriali è orientata alla residenzialità, che non è tutta segregante certamente, ma dove gli indici di possibili fattori di rischio di segregazione si alzano notevolmente. Traduco in un esempio che in Calabria forse conosciamo meglio di quello delle strutture. Se io non sviluppo la rete ferroviaria e sviluppo quella dei pullman, è un problema di struttura dell'offerta che sto dando. Ho deciso per il trasporto su gomma e non per il trasporto su ferro. I progetti di vita indipendente sembrano a me, anche in Regione Calabria, la struttura ferroviaria della Calabria. Cioè noi abbiamo investito sulla gomma, sono in unica, basta vedere che cosa arriva la mattina dei pullman, e tutto il resto, cioè la rete dei servizi che dovrebbe essere, è un'eccezione. È una questione di scelte strutturali, di programmazione, se no non diventerà mai qualcosa di organico. Tra l'altro questa è una grandissima occasione, la prossima programmazione europea, perché una delle poche cose che secondo me richiedono un grosso merito è il fatto che nella prossima programmazione europea nessuno potrà spendere i fondi sulla disabilità per strutture di istituzionalizzazione. Quindi bisognerà controllare benissimo che non ci siano occultamenti. Grazie. Adesso chi vuole intervenire, facciamo girare. C'è il balletto? C'è il balletto. Buonasera a tutti. Io sono Giorgio Sappione.
ho avuto l'onore di partecipare a Focus, un gruppo che si è tenuto da mesi, che mi ha portato a questa bella pubblicazione. Prima di iniziare voglio dire che è molto importante nel 2018 qui a Lamezia, il 16 ottobre, parlare di segregazione, perché come tutti sapete 75 anni fa ci fu l'episodio più grande di segregazione che si è avuto in Italia, quando fu rastrellati 2000 ebrei del ghetto di Roma. E di questi 2000 ne sopravvisse soltanto 16. Quindi è importante come questo parlare di segregazione. Io sono molto attivo sui social e negli ultimi 2 giorni ho deciso di dedicarmi molto alla segregazione. Questa mattina ho dedicato a una serie di persone che secondo me vivono segregazione una canzone dei Subsonica, che è Liberi Tutti, che è una canzone che parla di libertà. All'inizio dice che tutti dovremmo appropriarci della nostra libertà, come fece Clint Eastwood nel film Fuga da Alcatraz, ma purtroppo noi disabili non abbiamo il fisico di Clint Eastwood, possiamo avere la mente, quindi non possiamo scappare dalla segregazione. Io volevo parlare delle altre forme di segregazione, e di cui parla pure Nunzia, perché sono quelle che mi fanno più paura. Io mi occupo ormai di disabilità da 20 anni, da quando avevo 15 anni, è vero che purtroppo sono stati dei grossi passi indietro, non solo sulla segregazione, ma su tutto il welfare che ci riguarda. Quindi io mi voglio concentrare soprattutto sulla segregazione che si vive in famiglia. Io per fortuna non la vivo, perché ho una famiglia che mi ha inculcato da sempre l'inclusione. Io adesso ho gravi problemi di salute, però esco con tutte le condizioni meteo, anche se rischio la vita, e mio padre non mi parla mai, non mi dice: ma no, non andiamo, ti puoi prendere la polmonite. Ma dice sempre: andiamo, dobbiamo uscire, dobbiamo fare la nostra vita sociale. Ma purtroppo molti miei coetanei non hanno una famiglia alle spalle come la mia, quindi ci sono persone che vivono la mia stessa disabilità, che non escono, non partecipano alla vita sociale, stanno sempre rinchiusi dentro, tanto anche il computer, i social, dove si illudono di avere centinaia di amici, Netflix, DAZN, Sky, quindi hanno tutto per stare bene in casa, ma quella secondo me non è vita. Io sono andato a trovare delle persone che hanno pure una disabilità minore della mia, che si sono adattate ad una vita che non è vita. Stanno il giorno chiusi in casa, escono solamente 2 o 3 volte all'anno per qualche concerto, però io andando a visitare ho capito che loro stanno bene e le loro famiglie accettano questa condizione. Poi una cosa che mi dà molto fastidio è che alle mezze, come dice Nunzia, i disabili non si vedono in giro. I disabili fanno una buona
inclusione sociale, studiano, ma poi scompaiono. Io partecipo alla vita politica, culturale, sociale e anche del divertimento di questa città. La cosa che mi fa male è vedere che sono quasi l'unico che frequento e che fa queste attività. Quindi io voglio dire che dobbiamo stare attenti a queste nuove forme di segregazione, perché a volte poi pure la persona con disabilità, ma nella società in cui viviamo, anche i normodotati, alcune volte si auto segregano, quindi decidono proprio di non partecipare alla vita sociale, ma decidono di stare chiusi in casa. Quindi noi a queste volte dobbiamo stare molto attenti. Poi sulle strutture, e ora chiudo, voglio dire che anche adesso non ci sono più le mega strutture stile Cottolengo, però anche le piccole strutture possono essere segreganti, soprattutto dopo di noi, che attualmente vanno molto di moda. Se per esempio in un dopo di noi mettiamo 4 persone con disabilità mentale, una fisica, quella fisica secondo me alla fine sarà segregata, quindi dobbiamo stare attenti pure alla composizione delle strutture di piccole dimensioni. Poi voglio dire l'ultima cosa, voglio dire, gli aspetti, per così dire, se si può dire, positivi della segregazione. Secondo me senza mi pare 14 anni di segregazione che ha vissuto, Nunzia non avremmo avuto la presidenza della FISCI che abbiamo adesso, così combattiva e agguerrita su questi temi. Però, se sei il nuovo presidente Fischer, poi un'altra cosa, una scuola ricoverata la poi l'ultima battuta, dato che ho i capelli arancioni e l'orecchia medicata, quindi somiglio molto a Van Gogh, voglio dire che anche senza la segregazione non avremmo avuto le opere di Van Gogh, perché voi come sapete lui è stato per gran parte della sua vita in manicomio, però pure grazie a questa forma di segregazione siamo riusciti ad avere le sue grandi opere artistiche. Con questo non voglio dire che la segregazione è positiva, anzi contrario, però voglio dirvi che qualcosa di buono l'ha pure prodotta. Chi c'è? Una mano in fondo. Altre? Prenotatevi. Devo venire avanti o rimango qua? È meglio qui, sennò dal dottor Cicollo poi. Si girano tutti così. Innanzitutto volevo ringraziarvi per il lavoro che avete fatto, perché penso che sia importante sensibilizzare. Sì, penso che sia molto importante la sensibilizzazione e anche la conoscenza. Personalmente faccio l'avvocato, mi piace la politica. E ho sempre paura quando la politica si avvicina a questi temi, perché
non è che è inabile alla politica, è incapace di recepire queste idee, è incapace nell'assoluto, perché le persone più ignoranti si occupano di queste idee. Io prima si parlava di Serra d'Aiello, io quando ero ragazzino per motivi diversi frequentavo e mi rimasero impresse le scene che si vedono solo sui fumetti di Van Gogh, no? Quando sui balconi con le gabbie si andava avanti e dietro e vedevi questi pazienti che andavano avanti e dietro dal balcone in quella struttura che aveva un sacco di capannoni, alcuni erano praticamente non si poteva assolutamente accedere. Immagino anche perché noi 20 anni fa, come ci occupavamo sempre per sensibilizzare su questo tema, e giriamo diversi ospedali, tra cui anche l'ospedale psichiatrico di Giri Falco, e in genere in questa città si fanno tutti i premi alle persone ricche, alle persone famose, agli imprenditori, quelli che hanno bisogno. Noi li premiamo due persone che avevano, due ospiti di questo centro, che erano due disabili mentali, li chiamavano loro, ma uno era sulla sedia a rotelle e l'altro per 20 anni aveva aiutato l'altro sulla sedia a rotelle, perché lì noi, vado a concludere, lì noi praticamente capì una cosa sulla cultura generale che abbiamo noi di fronte a queste disabilità, che noi consideriamo per esempio i disabili mentali dei non viventi e non morti. Non vivi perché sono un costo sociale e non hanno nessuna utilità. Non morti perché sono un costo sociale, non vivi perché non hanno nessuna utilità. Invece non è così. Ed dobbiamo incidere, questo lavoro fa bene anche sulla mentalità. I disabili mentali non è vero che sono non vivi e non morti. Fecimo anche una denuncia allora, perché praticamente si usava una lametta per tutti. Una lametta per tutti significa che chi aveva l'epatite se la mischiava con gli altri. Ma chi andava a protestare per i disabili? Nessuno, forse qualche giovane come noi. E i nostri, io sono un democristiano, non democristiano, ma la responsabilità ce l'hanno i partiti di centro e di sinistra. Nel momento in cui noi, sui sostegno, ci fu il governo Prodi, tolse praticamente, quindi un partito vicino al mio, mi autoaccuso, e il senso sostegno prima era 1-1 il rapporto, adesso è 1-4, chi ci va di sotto? Perché paradossalmente anche le disabilità, c'è quello che è ricco, che ha il genitore ricco, che riesce poi anche ad aiutarlo, ma il vero povero che ha un rapporto 1-4, quindi nel senso di sostegno sta 4 ore alla settimana, il vero povero, e spesso per motivi di alcolismo eccetera ci sono disabilità anche più in una famiglia, sono questi, e la politica non ha fatto assolutamente nulla, non farà nulla, io ho terrore, quindi fate bene, diamolo. Io anche in questa città ho combattuto anche contro quello che era la mia parte politica, perché anche in questa città c'era una comunità che si occupava di disabilità mentali e c'era data la possibilità a queste persone, erano 10-11, che praticamente potevano andare la mattina o il pomeriggio, potevano andare, uscire col pulmino, eccetera. È stato tolto il contributo, perché il contributo è stato dato a pioggia. Ecco, allora dico, siamo tutti responsabili e soprattutto è responsabile la politica. La politica che non ha nulla di capace in questo tema, se si occuperà di altri temi, non lo so, vedendo quello che sta facendo, ci tengo tanto sicuro. Quindi io vi ringrazio per quello che avete fatto, per quello che farete. L'onorario io lo acquisterò chiaramente, perché mi occupo anche di politica, primo responsabile mi ritengo anche io, perché evidentemente non si riesce a incidere con chi deve incidere. Quindi fate bene voi, perché evidentemente dando queste cognizioni, facendo conoscere, per chi vuole conoscere, evidentemente si ci avvicina a un mondo che non è un mondo diverso, è un mondo che offre anche opportunità, e soprattutto le opportunità le si danno anche non solo alle persone che hanno disabilità, ma anche alle loro famiglie, che spesso, se mi posso permettere, sono anche loro segregate, perché molte volte senza aiuto, senza nulla, stanno loro in casa e sono costrette loro ad accudire senza alcun sostegno vero. Grazie. Prendi il dottor Perri. Naturalmente sottoscrivo tutto quello che avete detto, anzi, complimento. Mi fa piacere risentire dopo tanti anni queste voci, questa partecipazione a qualcosa che si sta ormai smarrendo. Siamo in una fase in cui la segregazione addirittura va ad aumentare ed è previsto che vada ad aumentare anche le voci che noi sentiamo. E allora vorrei permettermi di aggiungere invece alcune cose, un po' come informazione. Intanto io sono psichiatra, quindi mi sono occupato soprattutto per 40 anni di disabilità, tra virgolette, mentale, come diceva Giovanni Sampioli.
che non è nemmeno grave né più grave, è, ha un altro aspetto, un'altra sfaccettatura, ma comunque rientra in tutti i modi possibili nella segregazione. Nel passato in maniera dura, come avete detto, attraverso i manicomi e gli istituti, ora attraverso le varie RSA. Ebbene, tra l'altro ho lavorato per 8 anni per la chiusura del manicomio di Reggio Calabria di Cefalù, che ricordo scherzosamente, e c'era il prefetto di Reggio Calabria che sollecitava la regione a chiuderlo perché, come diceva Giacomo, serviva l'aria per la caserma dei carabinieri, mentre c'era il presidente Rodino, che allora era il presidente della regione Calabria, che diceva a me, che pure ero comandato ufficialmente per la chiusura dei manicomi, Girifalco non si tocca, dottore Bello. Sono stati stanziati circa 64 miliardi di vecchie lire, attenzione, con l'articolo 20 della finanziaria dell'88, ok? Di queste strutture almeno 6 o 7 sono nel Lametino. Praticamente quasi nessuno è funzionante in tutta la Calabria, o se è funzionante si è trasformato in un piccolo ambulatorio. O per fare un esempio, quella di Conflenti, che è stata inaugurata 2 volte dai nostri assessori, anche regionali, ospita adesso, meno male, dei migranti. A San Pietramaide è aperta 3 volte alla settimana, a Decolatura 3 volte alla settimana, ma è una comunità di vario tipo. Quindi mi fermo, perché il discorso sarebbe andare al di là. Resistenze. Non è che queste strutture potevano garantire di per sé che non sarebbero stati emarginati, ma comunque erano pubbliche. Concludo sotto questo aspetto. Che si può fare? Ah, intanto la vera segregazione adesso va diventando quello che è la fascia d'età. Attenzione, saremo noi i nuovi segregati. Gli anziani, non solo quelli non autosufficienti, ma quelli anche sufficientemente sufficienti, ma che non hanno altri spazi dove stare. E qui siamo su numeri altissimi, saremo su numeri altissimi. Che si può fare? 2 aspetti soltanto mi limito a dire. Il primo, quanto è più possibile restituire, predisposti anche un progetto regionale, ma poi non passò, comitati di autotutela, civici, locali, regionali, provinciali, che controllino insieme ai familiari, insieme ai gruppi associazionistici, che controllino il funzionamento relativamente non all'aspetto tecnico, ma all'aspetto proprio di quello che avete detto voi, come ci stanno le persone, qual è il rapporto, qual è la relazione che esiste all'interno della struttura. Poi alla fine la segregazione è mancanza di relazione. E ultimo, qual è la responsabilità principale? Ci sarà una responsabilità principale di questo aspetto, a presente, passato e futuro? Tante, ma una in particolare che sfugge, la posso dire io che è per il mio mestiere, è la mancanza di formazione degli operatori. La responsabilità principale sta negli operatori, non sta nemmeno nei direttori, nei proprietari delle strutture. Operatori che non solo non sono formati per la riabilitazione, contro la segregazione, ma operatori che non hanno nemmeno una formazione personale come intendere la qualità della relazione. Per cui, se noi pensiamo di migliorare questo aspetto della segregazione, tra le tante cose l'aspetto centrale va riservato alla formazione degli operatori, che non è solo la formazione tecnica naturalmente, è la formazione intesa come capacità di stare con l'altro, come capacità di donare. Uso una frase brutta, enfatica: l'amore non può essere dato a comando. Chiaro, no? Eppure, senza un qualche aspetto che ha a che fare con l'amore, nessuna struttura può essere liberante. Grazie. C'è qualcun'altra? È caso di dire qualcun'altra? Le signore quando prendono parola? No, vabbè, dico una cosa che mi ha sollecitato. due considerazioni più che... Uno è il discorso che, secondo il mio parere, non si può non parlare di qualcosa che ha a che fare col sociosanitario. Quando si parla di alcuni interventi, troppi ormai interventi, hanno a che fare con questo sociosanitario che una volta era senza il trattino, cioè significava delle risposte che bisognava dare, sociosanitarie, ma delle quali bisogna fare i conti. Prendiamo qualsiasi tipo di disabilità che va degenerando, ma anche Antonio ha detto, no, io ho dei problemi di salute, cioè è una persona vivace, che vive nella sua città, eccetera, comunque ha dei problemi di salute, quindi non possiamo non coniugare
i servizi non segreganti con la tutela anche dell'aspetto della salute, quindi con questo socio sanitario. L'altro aspetto che mi veniva in mente era il discorso delle in qualche modo riflettere su segregazioni e parcellizzazione delle professioni sociosanitarie, perché in effetti lo cominciamo a vedere già da scuola. Tempo fa dicevamo ogni persona con disabilità si porta dietro 5 lauree, 5-6 lauree, no? Perché ci sta dietro il pedagogista, l'insegnante, l'assistente, una serie di cose, e c'è una parcellizzazione degli interventi. Cioè, un altro motivo, oltre al discorso della formazione, che in qualche modo bisognerebbe un po' sottolineare per andare a capire quali sono le strutture segreganti o meno, secondo me è anche l'eccessiva parcellizzazione degli interventi. Per cui questa cosa non la faccio io perché non sono assistente sociale, questa non la faccio io perché non sono un OSS, questa non la faccio io perché non sono un educatore, quest'altro non la faccio io perché non mi compete, sono una psicologa, e quest'altro non lo fa. Cioè, da questo punto di vista, secondo me, bisognerebbe anche andare ad indagare come sono andate avanti le professioni in Italia e che cosa hanno prodotto, perché secondo il mio parere, dal mio osservatorio, quello che hanno prodotto non sempre è stato buono, perché è stato segregante. Ah, grazie, grazie. L'ultimo applauso, perché l'ho fatto molto tardi, però guardate, nel libro ci sono tanti suggerimenti usciti dai gruppi di lavoro, dai gruppi focus, per cosa fare per non essere un servizio segregante. Ad esempio, che ne so, nel servizio si può entrare e uscire a quali ore? Nel servizio, quando uno ha qualcosa da dire, la può dire, ma non soltanto perché dicono dirlo e chi se ne frega, ma legato alle cose, ci sono pagine e pagine con suggerimenti che sono praticissimi e concretissimi come criteri di lettura di una realtà segregante oppure no. Non ve li dico, però guardate, qui una specie di sintesi era questa qui, ma quando allora si è non segreganti, non quando si è smantellato un luogo, il manicomio, ma attraverso la ricostruzione delle persone come attori sociali, impedendo il soffocamento delle loro storie di vita, sotto il comportamento, il sintomo, il problema, eccetera, eccetera, eccetera. E poi questa frase poi è molto sviluppata al positivo, cioè, ma allora questa crescita, questa emancipazione, questa naturalmente nel grado di nelle possibilità, nel tenere presente la scienza, le diagnosi, eccetera, 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 però no, che non ci sia mai, c'è un pezzo, non ricordo più chi l'aveva scritto, se qualcuno dai qui presenti o altri, no? Specialmente nel, mi ricordo che la diceva sempre Assunta quando veniva nei nostri giri, anche ad aiutare le dipendenze, aiutare, cioè mai pensare alla irrecuperabilità, mai dire questo, questa diagnosi, dunque non potrò fare altro che tirarne le conseguenze. No, questo a questa diagnosi, vediamo se la può cambiare. Ecco. Perciò ecco, questo concetto è qui dentro e fa parte anche dei qui, dicono questi signori qua che vi circondano. Cioè, questo è da utilizzare come lettura non soltanto delle diversità, delle capacità, delle incapacità, delle impossibilità, no? Ma lettura anche dei nostri servizi. I nostri servizi cosa fanno oggi? Cosa potranno fare di aggiungibile, no? Laddove anche la professione, ecco, ha una parte di contratto e una parte di umanità. Sto traducendo, per non ripetere cuore. No? Ma cuore. Sì, di cuore, no? Capito? Ma nel senso di non è riducibile a un contratto. Ecco, perciò io sto dicendo questo, che rischia che questo librettino che è piccolo e che fila via così, perché si legge proprio con facilità, non hanno utilizzato, la parola più balorda che c'è dentro è la tassonometria, no? Cioè, per dire come faccio a misurare. No? Però dopo tutte le altre parole le conosciamo già tutte. Ecco, il punto qual è?
a mio avviso in Calabria, se la FIS potesse tirare l'operazione di discuterci, di, perché qui non c'è solo da capire, ma c'è anche tanto da trasformare. Giunzia, chiudi tu per tutti quanti, come ti vuoi aggiungere? No, sono due cose. Una è che rifaremo incontri in tutta la Calabria, lo abbiamo già deciso, le faremo in tutte le province. E l'altra, tra l'altro già ci hanno chiesto due posti, in questi giorni mandando, divulgando la locandina già ci hanno chiesto per Ossano e per Chiaravalle Centrale, per cui... Come la zona di Rodio. L'altra invece volevo dire, noi non abbiamo qui libri da vendere, non ne abbiamo, li potete richiedere in libreria, li potete prendere anche su Amazon e comunque se poi c'è un grosso numero di persone che siete interessate e non li trovate, fatemelo sapere che ve li faccio arrivare. Però qui non ne abbiamo, non sono riuscita a farle perdere in tempo. Con gli sconti arrivano? Penso che sì, qualche sconto ce lo faranno, almeno spero. Questo io posso pregare. Per cui vi do ancora grazie a tutti, buona serata e credo che questa comunque sia un libro che utilizzeremo molto in Calabria perché abbiamo intenzione davvero di diffonderlo molto.